Il radar multistrategia serve per raccogliere, per visualizzare le priorità, selezionare le idee più promettenti e per avere un'indicazione del miglioramento rispetto a un determinato concept. Questo dove lo prendo? Clicco su radar, qui all'interno identifico per ogni strategia, vedete che ho le stesse strategie, ho la conservazione delle risorse, l'estensione e l'intensificazione dell'uso, la riduzione dei materiali, eccetera. All'interno di queste posiziono le priorità che ho definito con l'IPSA, vado nella tavola delle idee, copio le idee e le porto, seleziono quelle più interessanti e le trasporto qui dentro. Naturalmente, in questa operazione di trasporto delle idee, io posso generare altre idee, perché un'aggregazione di alcune idee può farmi venire in mente che potrei effettivamente immaginare qualche cos'altro. Quindi anche diciamo, il radar è un momento in cui non è una semplice trasposizione di idee, ma è anche un momento di rigenerazione di idee, perché nel momento in cui le vedo clusterizzate, le vedo insieme, riesco a capire che quando sono insieme, perché provengono da tavole di generazione di idee che sono diverse, no? Qui le ho identificate con colori diversi, stavano pensando a cose completamente diverse. Le vedo insieme, posso immaginare delle cose in più. Naturalmente qui posso aggiungere altre idee. Alla fine faccio la valutazione del miglioramento del concept. E quindi che cosa avrò come risultato? Avrò una vela che mi mostrerà la prestazione del mio concept. Vedete che ci sono dei cerchi concentrici, uno è uguale, cioè niente è cambiato, situazione prodotto esistente, c'è una circonferenza esterna e più un miglioramento incrementale. Quella più esterna è un doppio più e quindi ho un miglioramento radicale, oppure posso aver peggiorato. Qui la cosa importante è andare a vedere, speriamo di aver migliorato in tutte le strategie, allora non c'è nessun problema, ma di nuovo di andare a incrociare la priorità rispetto a una strategia rispetto al valore di miglioramento. In questo caso la riduzione dell'energia che era ad alta priorità. Questa simulazione ha un miglioramento radicale, quindi naturalmente sono andato molto bene. Ho rispetto alla tossicità un peggioramento, non aveva nessuna priorità, però se è peggiorato, cioè se è introdotto qualcosa che è tossico, ovviamente questo non va bene, quindi anche se aveva nulla priorità, devo ripensare qualche cosa, quindi probabilmente devo ritornare indietro e rivedere alcune decisioni. Ci sono all'interno del radar multistrategie degli spazi, sono editabili. Allora lì all'interno io scrivo la ragione per la quale, per esempio, per la riduzione dei materiali, perché sono arrivato a ridurre i materiali. Allora questo nella sostanza è uno strumento poi di rappresentazione delle prestazioni di riduzione dell'impatto ambientale di un concept o di un prodotto alla fine del percorso progettuale. È molto utile quando, per esempio, lo si deve presentare. State lavorando per un'impresa, arrivate con un concept, dovete raccontare perché si è ridotto l'impatto ambientale di quanto, potete far vedere un LCA che dà alcuni risultati, ma qui potete sinteticamente ragionare e far capire quali sono le ragioni, quali sono le innovazioni che hanno portato a determinati miglioramenti. Dove lo uso all'interno del processo MPDS? Nell'analisi strategica. Perché lì semplicemente posso usarlo per andare ad indicare le priorità rispetto alle strategie, diciamo, è l'uso meno significativo. Invece lo posso usare in maniera intelligente quando devo selezionare le idee, clusterizzarle, magari generare nuove idee, perché è il momento in cui, come dire, inizio a costruire il nucleo di quello che poi il concept del mio prodotto.
E poi naturalmente lo posso usare nella verifica, nella valutazione, e lo posso usare come strumento di comunicazione, come dicevo prima. Più internamente rispetto, come dire, all'azienda per la quale, all'impresa per la quale sto lavorando, che non esternamente. Questo lo si trova sia nel X quantitativo che qualitativo, anche questo è scaricabile perché sta all'interno dell'X gratuitamente dal sito www.lensmanitalia.bolivi.it. Fare la scheda Ips, come dire, dalla scheda Ips al radar è immediato perché c'è una trasposizione immediata dei risultati. L'unica cosa che chiede un po' di tempo è quella di, se volete, descrivere le ragioni per le quali, per esempio, io ho ridotto il consumo di energie, quindi quello può richiedere 10-15 minuti. La selezione e il trasferimento delle idee, quella può essere variabile, dipende quanto, insomma, qui ho indicato 15-30 minuti, può durare questa fase, ma può essere che poi, insomma, vengano fuori delle cose interessanti e quindi il tempo si allunga. Perché do questa informazione in termini di tempi? Perché è anche importante sapere come si usano le energie. Allora, finché voi siete da soli nel vostro studio, come dire, e gestite il vostro tempo, è una cosa. Se siete all'interno di un'impresa o di uno studio di progettazione e proponete di fare una certa attività, sapere quali sono i tempi per l'impresa è importante, perché i tempi molte volte sono uguali a persone che devono essere chiamate magari a fare il brainstorming insieme a voi, o comunque è un tempo vostro che viene impiegato e voi costate qualcosa all'impresa per la quale state lavorando.